Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia e sia lodato Gesù Cristo. Gesù Cristo nutre coloro che con fatica, della verità anche rischiando la vita, lo seguono, non badando neppure al cibo e alla bevanda, non è un modo di dire. Questa folla che seguiva Gesù Cristo era veramente lontana da casa già 3 giorni e rischiava veramente di venir meno per la lontananza dal cibo, e ci viene fatto notare che in questa seconda moltiplicazione dei pani Gesù Cristo nutre il corpo di coloro che aspirano con tutta la forza del loro cuore, della loro mente, di conoscere Gesù. Senz'altro in un'altra occasione li rimprovera: voi siete solo venuti praticamente perché vedete miracoli e praticamente vi do da mangiare e soprattutto io vi guarisco da ogni male. Ma qui viene appunto insistito che questi che lo seguivano per voler conoscere bene Gesù Cristo, così come si era rivelato a San Paolo e come San Paolo lo predica una vita durante, e nella sua più completa epistola, si può dire quella ai Romani, spiega molto in profondità questo grande mistero della morte in Gesù Cristo e della resurrezione in Gesù Cristo. Una morte senz'altro spirituale, nel senso che è la morte al peccato, però nella carne. Ciò Gesù Cristo assume un corpo non di peccato, perché Gesù Cristo è immacolato per essenza, però simile al peccato, in quanto porta come noi dopo il peccato originale delle conseguenze, come appunto il potere di soffrire, di avere caldo, freddo, tristezza, noia e ogni tipo dunque di dolore, tranne certamente quello del peccato. E senz'altro esclusa è in lui la conseguenza del peccato originale nella natura umana, che sono, vabbè, la malizia, l'abbiamo già detto che è il peccato, ma l'ignoranza che presto cominciò a aumentare nei discendenti di Adamo ed Eva, fino ad andare a infittirsi nelle più fitte tenebre dell'idolatria, dell'adorazione degli astri, degli elementi di questa terra, nel moltiplicare le divinità, nel divinizzare per autogiustificarsi le proprie forze dell'anima, soprattutto anche quelle del corpo, e più basse erano, più venivano glorificate e innalzate in idolatria, chiaramente, anzi, proprio per togliere questa ignoranza, questa cecità della mente, Dio scelse quel momento della storia umana per incarnarsi e venire appunto ad illuminare le tenebre. Chiaramente dunque che se Gesù Cristo ha assunto una carne, una natura umana simile al peccato, ma senza dunque quella ignoranza, quella malizia, quella debolezza della volontà e quella concupiscenza, nel senso delle forze sensitive del nostro corpo, o sregolate per eccesso come la concupiscenza, o per difetto come lo può essere l'irascibilità, quando appunto non ha la forza di superare gli ostacoli che la impediscono
la volontà a correre nei precetti di Dio e per rendere sempre più evidente e chiara e palpabile questa profonda ferita che il peccato originale ha causato nell'anima, Dio nell'Antico Testamento dà la legge. Perché studiando e praticando la legge il genere umano si rendeva conto: non ne siamo capaci. Infatti Dio dà ben la legge ben 4 secoli dopo la promessa. Prima in Abramo il popolo doveva convincersi e nutrire la fede nella promessa del Redentore. E poi, per prepararlo ancora meglio, la legge doveva dimostrare quanto questo Redentore era necessario. Ecco perché sbagliavano così grossolanamente i farisei e poi anche certo tipo di primi cristiani che volevano imporre la legge anche a quelli che credevano in Gesù Cristo e si erano battezzati in Gesù Cristo. Volevano imporre la legge come se essere battezzati in Gesù Cristo sarebbe un premio per aver praticato la legge. Sbagliatissimo. Il senso della legge era fare capire che il dono della salvezza è un dono assolutamente gratuito, senza nessuna merito da nostra parte. Questo cerca San Paolo di spiegare in questa epistola quando dice: guardate che voi senza il vostro merito, per il fatto che siete battezzati, siete morti in Gesù Cristo, e come siete morti in Gesù Cristo siete anche risuscitati. La differenza è che quello che accade nel essere al momento del battesimo, voi in un secondo momento nella vostra vita, quando avete preso conoscenza di questo fatto per la Chiesa che ve lo insegna, voi dovete vivere secondo questa realtà, sapendo bene che se voi vivete secondo questa realtà, non siete voi, ma è Dio, Gesù Cristo, il suo Spirito in voi, che vi fa vivere, o piuttosto morire in voi al peccato e vivere alla virtù. Questo è quello che San Paolo si sforza a spiegare ai Romani, e perciò dice: anche se sei battezzato, ma quelli che vivono, che sentono secondo la carne, e qui non si intende, lo ripetiamo, non solo la carne nel senso della lussuria, ma la carne nel senso del mero sentire, pensare, valutare umano, nel senso della natura umana, quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. In questo modo negativo di espressione significa sono condannati da Dio. Invece coloro che sentono o aspirano secondo lo Spirito di Dio, che è lo Spirito di Gesù Cristo, ricercano la penitenza, ricercano la mortificazione della carne, degli occhi, della vita, e la ricercano dopo che hanno curato le ferite del peccato originale, innanzitutto l'ignoranza, istruendosi, la malizia praticando il bene, la debolezza astringendosi a disciplina e ascesi, e la concupiscenza praticando la mortificazione e il digiuno. Perché è ben in questa concupiscenza e della carne e degli occhi e della vita che stanno i sregolamenti
della mente umana che poi si manifestano al di fuori in quello che poi sono i vizi capitali. È la cosa molto, molto subdola che un Martino Lutero non ha capito, la cosa ho negato, la cosa molto subdola che il vizio nasce sempre su una realtà che di per sé è buona. È giusto che io mi riconosca come una creatura di Dio e che abbi stima di me stesso e mi conservi e mi difendi. Quando però questa stima di me stesso, questa valutazione di me stesso, questa valutazione magari di tale eccellenza che la natura mi ha dato, bellezza fisica, intelligenza superiore, destrezza in qualche disciplina, se questa diventa una compiacenza staccata dalla vissuta umiltà, che è dono di Dio, è la superbia, l'amore disordinato di sé che diventa un bene apparente dentro di noi. Ancora una volta, la superbia che però parte da un amore di sé, ma l'amore di sé non è un peccato, anzi, il disordine dell'amore di sé è la superbia. Niente di più legittimo di essere felici di quello che si possiede, tenerselo e curarselo. Quando però questo amore delle proprie ricchezze è disordinato, diventa avarizia. Niente di più legittimo dopo, per esempio, anche un digiuno, gustare con piacere un buon cibo, una buona bevanda. Il disordine ne fa la gola. Stesso vale dei piaceri della carne, i piaceri del corpo destinati alla procreazione. Sono un bene. Nella loro ricerca esasperata, disgiunta dalla procreazione, è un pessimo vizio. Senza poi parlare quando poi è ricercata contro natura. La tristezza come l'amore, come l'ira, sono delle passioni, sono dei movimenti dell'anima che di per sé sono neutre. E se impiegate nel bene sono virtù, se nel male sono vizio. La tristezza però, che ha come oggetto la felicità, il bene, il successo di altrui, è quell'orrendo vizio dell'avarizia, la tristezza per il bene altrui. E ben questa invidia e tristezza del demonio che invidia a tutti quelli che non sono dannati di non esserlo e fa tutto per portarli alla dannazione. E ne stiamo vivendo un bel esempio con quello che stiamo vivendo a livello plateale e mondiale. L'ira, cari fedeli, è una passione della nostra natura umana. È un bene l'ira, in quanto si manifesta come indignazione per il male sensibile attualmente presente. E così facilmente, quando diventa invece la brama della vendetta personale, disordinata, diventa un pessimo vizio che poi passa e diventa omicidio. Lo sregolamento dunque, cari fedeli, della nostra
natura umana, se non prendiamo coscienza che solo il Cristo morto e risorto in noi, attraverso il battesimo e il continuo nutrimento nella Santa Comunione, nella Santa Confessione, può fare in noi e non senza di noi, ma noi non senza di Lui, un essere umile, un essere liberale, nel senso che la liberalità è la virtù opposta all'avarizia, un essere casto, qualsiasi sia lo stato di vita, che sia consacrato a Dio, che sia unito in legame coniugale o che non lo sia, un essere paziente, che non si indegna e non si ribella nel momento del male o la contrarietà attuale sensibile che gli piomba addosso, sobri, e vedete qual è la virtù opposta a quella tremenda virtù, vizio dell'invidia. È lì che la vera virtù opposta è la fraternità. La vera fraternità è la benevolenza verso il prossimo, soprattutto verso il suo bene. Estremamente rara come virtù, ma vedete, cari fedeli, in questa rapidissima carrellata che ci doveva illustrare cosa è successo in Gesù Cristo quando pativa e quando moriva. Gesù Cristo, quando pativa e moriva, moriva dalla sofferenza di vedere la nostra ignoranza, la nostra malizia, la nostra superbia, la nostra avarizia, la nostra lussuria, la nostra ira. Tutto questo Gesù Cristo lo vedeva, e in generale e in particolare per ciascuno di noi. E ancora più gli portava dolore e morte considerare poi le anime battezzate, segnate del sigillo indelebile del carattere del battesimo, avendo ricevuto questa vita divina, ignorandola, lasciando perdere, vivendo sentire secondo sentire umano, finché o in superbia o in gola o in lussuria o in avarizia, con un peccato mortale, questa vita è spazzata via. Il sangue suo effuso, per così dire inutilmente, è la causa massima della morte, del dolore. Perciò il battezzato ingrato, che non vive del dono gratuito ricevuto, deve prepararsi a una tremenda eternità. Guai a noi. Qual è il primo ostacolo da rimuovere, cari fedeli? L'ignoranza. Ricordiamo il nostro grande San Papa Pio X. Se io devo scegliere fa costruire una chiesa o una scuola, io costruisco la scuola. Ecco, l'ebreo Manin si era messo d'accordo per fare una filandra e una scuola affinché la gente impari a leggere e scrivere per poter conoscere meglio il catechismo che lui stava redigendo ogni giorno. E vedete, noi dobbiamo pur constatare, purtroppo, non nel mondo cosiddetto modernista, quelli che sin dagli anni 60 sono andati con la nuova chiesa, con le chitarre, con i carismatici. Noi stiamo assistendo a un fenomeno molto tragico, cari fedeli. Noi stiamo assistendo a un fenomeno che nel mondo cosiddetto tradizionalista si è, come effetto in sopraggiunta e conseguente, a minimo 20 anni di disinteresse per chi è Gesù Cristo, qual è la sua dottrina, qual è la sua chiesa, cos'è la chiesa, cos'è il magistero, cos'è l'infallibilità, dove so
che conosco veramente la verità rivelata? Dove so e come so quali sono e come riconosco i veri sacramenti dai falsi? Purtroppo, cari fedeli, ne facciamo l'esperienza quasi ogni giorno, è subentrata una totale indifferenza. Esattamente come i fedeli parrocchiani degli anni 60, mi seguo cosa ha detto il signor parroco, e se robe ostre, il vescovo ha detto che sia una messa nuova che apriamo e che mi interessa, a me mi ho tante altre cose da fare. Così oggi i tradizionalisti, il superiore ha detto che va bene così, io cosa sto qui a dover riflettere su messe valide, invalide, preti, ordinati, buoni, cattivi, ma che mi interessa a me, io non ho tempo, devo lavorare, ho qua la mia messa in latino, il resto non mi interessa. Ma che quello lì abbia portato la pacciamama in spalla, ma sono affari suoi, non mi interessa a me, se la vedrà lui col buon Dio se va a fare del culto idolatrico in Vaticano, io sto qua, sono cattolico, mi so quello che è giusto e lui faccia quello che vuole. Gravissimo questo. Questo è incuria della prima piaga che Gesù Cristo è venuto a sanare sfibrandosi per 3 anni e mezzo insegnando le popolazioni. E un San Paolo sfibrando, passando giorni in fondo al mare, facendosi lapidare, flagellare per insegnare la verità. E oggi i cattolici razionalisti non si interessano più. È gravissimo questo che avviene. Non sanno neanche più quali pesci prendere, come capire dov'è la Chiesa, cos'è la Chiesa. Per loro non è più un problema che un pastore insegni un'altra fede che quella insegnata a Gesù Cristo. Io sono contrario, sono affari suoi, io la mia fede, lui se la vede. Ma no. Perché no? Vuoi avere questo contatto fisico e vivo con Gesù Cristo di cui abbiamo parlato appena adesso e che San Paolo ci ha insegnato? Sì, lo voglio. Se lo vuoi, lo puoi avere solo nella sua Chiesa. E nella sua Chiesa appartieni e fai parte, come anche cessi di fare parte, con la professione della vera fede e con non più professare la fede. E le testimonianze della Chiesa sin dai primi secoli e dal Vangelo stesso, ricordate, chi non crede è già giudicato, cioè è già fuori. Papa Celestino, ai tempi di Nestorio, V secolo, diceva: da quando che Nestorio, patriarca che sia di Costantinopoli, insegna che in Gesù Cristo ci sono due persone, tutti gli atti che lui ha posto come patriarca sono nulli e invalidi. Innocenzo III: io su questo mondo non posso essere giudicato da nessuno per i miei peccati che commetto, tranne per un peccato. Il minimo peccato che io, Papa, commetto contro la fede, tutti mi possono giudicare. Al che sorge subito l'obiezione: ma come? Prima sede animi giudicato, la prima sede non è giudicata da nessuno. Sì, risponde Innocenzo III, ma lo so questo. Però ricordatevi, chi non crede è già giudicato, è già fuori. Se io, Papa, e poi lo ripete in un documento dunque giuridico, se io, Papa, vado contro la fede, in quel momento sono già fuori dalla Chiesa e allora tutti mi possono giudicare. E questo testo viene ripreso nel diritto canonico e viene incluso perfino la somma carica del Vescovo di Roma. Chiunque pubblicamente decade dalla fede, e lo dice già Innocenzo III, dunque nel XII-XIII secolo, non serve processo, non serve sentenza, non serve dichiarazione, niente. Per il fatto pubblico che accade è già fuori. E io dovrei andare a chiedere a un idolatra di permettermi di dire la vera messa, magari in una cattedrale, dove io la dico alle 11 e alle 4 del pomeriggio viene dentro l'idolo. Ma vogliamo appartenere a Gesù Cristo o no?
è la Chiesa il corpo mistico di Gesù Cristo o no? I tradizionalisti, Fraternità San Pio X inclusa, se non in testa, se lo sono dimenticati. E dicono, no, no, ma noi sappiamo com'è giusto. Poi Bergoglio, ci vuole bene, perché non dovremmo utilizzare la benevolenza sua? Poi lui è idolatro, è un'altra cosa, ma intanto il bene che ci fa lo prendiamo. Ma è questa la Chiesa di Gesù Cristo? Ma dov'è la consapevolezza di voler vivere in Gesù Cristo? Però, vedete, questo vale per tutti noi. Se noi iniziamo a prendere la leggera, o ancora peggio, se non avessimo mai iniziato a studiare con attenzione il nostro catechismo, siamo già su quella strada. È una questione solo di tempo. Non serve niente la coesione sociale che si può avere in un gruppo come il nostro. Non serve a niente essere d'accordo su tanti tanti punti della vita attuale. Vi assicuro, in fraternità, quando eravamo ancora di là, a Lanzago di Silea, chi si ricorda, c'era una fortissima coesione. E all'epoca anche per certi movimenti politici si aveva le idee molto chiare su certi fenomeni che stavano succedendo nella società, ed era un tema di discussione che legava tantissimo, c'era molta coesione. Bene. Ma mancava, per quanto io ricevevo lettere, vuoi smetterla di ripeterci ogni giorno che parli sempre ogni domenica contro sta messa dell'indulto che dovrà venire, contro questo decreto che verrà, che permettono la vecchia liturgia nella nuova chiesa, ma sei un pappagallo, ma ci stufi, ci racconti sempre le stesse cose. E purtroppo lo facevo, e c'è chi ha capito, ma in gran parte no, e hanno seguito. E così stanno ancora seguendo. Perciò impariamo dagli errori. Mettiamo, prendete anche voi, cari fedeli, il proposito. Impegnate tempo, forza, energia a istruirvi e istruire i vostri figli. Innanzitutto istruire voi stessi sulle verità di fede. Leggetelo, studiatelo il catechismo. È molto più importante conoscere queste prime verità che non quello che sta succedendo nel mondo, per quanto grave e omicida sotto copertura di sanità che sia. Molto più importante, perché la viva fede, e concludiamo, ricordiamolo, sanando la ragione, sprigiona il buon senso, che poi da molto alto mi farò riconoscere da lontano gli errori anche in altre materie. Che dunque questa domenica della moltiplicazione dei pani, nella quale Gesù Cristo dimostra come nutra anche i corpi chi si sfibra per conoscerlo a Lui, sia occasione, per intercessione tra Santa Vergine Maria, di far rinascere in noi viva fede, viva speranza e operosa carità. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, sia lodato Gesù Cristo. Amen.